Oh, bene, siamo ad Urbinum e visiteremo oggi la città nel minor tempo possibile, senza farci investire, ovviamente. E vai! Allora, partiamo subito col dire che Urbino fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica, e dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Data la sua importanza, la città è ricordata nella serie di sculture del Vittoriano, dedicate alle 14 città nobili dell'Italia Unita, e cosa molto particolare, a Urbino ci ero già stato. Sì, però non me la ricordavo, sì lo so, sto perdendo i colpi, dunque lasciate un bel like e l'iscrizione come sempre è gratuita. Ci stiamo spostando verso Urbino, ora si può dire perché è già il nuovo video, dunque si può dire, ma intanto che eravamo in macchina, adesso qua a Urbino non piove più, viva le previsioni del meteo azzeccate, minimo fra poco piove, lo so però. Partiamo col video, e ovviamente sarà un video veloce. Se dovessi parlare della storia di Urbino uscirebbe un video troppo lungo, dunque video sintetico su quello che c'è da vedere. In questa casa Raffaello Sanzio nacque il 28 marzo del 1483 e passò la sua infanzia formandosi nella bottega del padre, artista alla corte di Federico da Montefeltro. E questa è la cattedrale di Santa Maria Assunta, cioè il Duomo di Urbino. La storia, diciamo, non è stata generosa con le chiese che si sono susseguite in questo luogo. La prima costruzione risale al 1021, sostituita da una nuova chiesa costruita da Francesco di Giorgi Martini, l'architetto di fiducia di Federico da Montefeltro, che lavorò per molti anni anche al vicino Palazzo Ducale. E dopo il terremoto del 12 gennaio del 1789 fu affidata al romano Giuseppe Valadier, l'incarico di edificare l'attuale Duomo in stile neoclassico. E lì vicino il Palazzo Ducale, e la costruzione di questo palazzo voleva trasformare Urbino nella città ideale, di cui il palazzo doveva essere l'espressione più elevata. Dovete sapere che ospita la Galleria Nazionale delle Marche, con opere di Raffaello, Tiziano e Piero della Francesca. Ciao! E per la mia gioia un sacco di scale. Sei felice di fare le scale? È una rampa che ti porta dal basso fino all'alto, alla parte alta. Beh, però non è difficoltosa. Che poi c'è scritto le 7, ma magari è l'orario invernale, anche perché come era scritto sul castello, sono le 7 passate, è ancora aperto anche perché c'è ancora la luce. Direi che è ancora aperta. E così ci chiuserò dentro. Comunque io adoro le scalinate. Queste poi non sono scalinate, però dopo un po' si iniziano a far sentire anche queste. E così raggiungiamo la rampa elicoidale. Tramite questa magnifica opera di ingegneria il duca poteva arrivare alle stalle ducali direttamente dal palazzo. E appena giunti in cima troviamo il Teatro Sanzio. La scelta di costruzione del teatro Raffaello Sanzio suscitò diverse polemiche. Diciamo perché lo ritenevano un elemento estraneo all'architettura cittadina. E ovviamente io me lo sono beccato con le impalcature, anche perché se non ci sono dei cantieri nei miei video non sarebbero dei miei video. Che belli cantieri! Il Parco della Resistenza è un panoramico spazio verde, da dove si può ammirare una fantastica Urbino. La fortezza, che oggi ospita un museo dedicato alle armi medievali, fu costruita per difendere la città dal cardinale Albornoz, e nel corso dei secoli ha subito diversi rimaneggiamenti. E comunque la vista dalla fortezza è spettacolare, wow! Che bella! Me lo chiedo sempre, perché tutte le volte che devo visitare qualcosa ci sono le scalinate, ci sono delle salite da fare. E comunque questo video si chiamerà Cosa vedere in qualche ora d'Urbino. Cosa vedere? In qualche ora d'Urbino. Sì, sì. Giusto. Ah, è da morire. Va bene, a noi ci piacciono questi video. Che belli. Per fare un riassunto veloce, anzi velocissimo, della città, la storia di Urbino affonda le proprie radici nell'epoca romana, quando per la sua posizione strategica fu dotata di solide mura e divenne una città fortificata. Nel 1200 iniziò la signoria dei Conti di Montefeltro. Il periodo comunque di massimo splendore lo si raggiunge nel 1400 con Federico di Montefeltro. In questi anni d'oro Urbino acquisì quell'eccellenza monumentale e artistica che la permise di estendere le proprie influenze al resto d'Europa. La città diventò una magnifica corte principesca, ospitando il meglio che la cultura umanistica rinascimentale italiana potesse offrire in quel momento.
L'ultima stagione di Urbino di splendore artistico e culturale si deve a Gianfrancesco Albani, cioè a Clemente XI, che finalizzò lavori di ristrutturazione di vari palazzi, chiese e monasteri della città, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio nel 1701. Poi ci furono dei rinnovi, l'annessione al Regno d'Italia e tante altre cose, ma volevo solo fare un riassunto veloce per far vedere nel video quello che sono riuscito a vedere. Sei felice di rifare per la terza volta la salita? Dopo la Coca, sì. Ringraziamo la Conad per la Coca-Cola. Ora vi lascio solamente un consiglio finale. Torniamo alla fortezza Albornoz. Se si arriva in macchina o comunque con i propri mezzi, in prossimità della fortezza, secondo me, è uno dei posti migliori. Innanzitutto così per raggiungere il centro praticamente sarà tutto in discesa. E lì comunque si trovano parcheggi a pagamento, quelli gratuiti e anche con disco orario. Che poi lì quelli gratuiti alla fine sono con disco orario. Però se si cammina un po' si trovano anche quelli totalmente liberi senza disco orario. Comunque questo rimane sempre un consiglio personale. Anche perché tenendola come punto di arrivo e di ritorno si può, diciamo, dare alla città un ultimo saluto con la vista del fantastico skyline cittadino dal parco. Secondo me è meglio che farsela dal basso verso l'alto per poi, dopo c'è la discesa, comunque fate come preferite. E questo era un video veloce su cosa vedere in città in qualche ora. Dico qualche ora semplicemente perché se la fare, come avete capito, su e giù. E le salite comunque sono del tutto fattibili, non pensate a cose esagerate. Indubbiamente però passarci un giorno completo sarebbe molto meglio, anche perché alla sera ci sono di quei profumini nei vicoli che... Fatemi sapere la vostra, mi sono dimenticato qualche punto interessante in città o fuori città? Sicuramente me ne sono dimenticato qualcuno sia in città e fuori, so benissimo che me ne sono dimenticato qualcuno, ma ne parleremo in un prossimo video. A me non mi rimane nient'altro da dire se non ricordatemi che a Urbino, ci sono già stato, e concludo questo video con un classico. E vai! Sta piovendo ancora. Sì, sono in un parcheggio sotterraneo, però intanto parliamo di Urbino. Urbino fu praticamente uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano e dal 1998 il centro storico è praticamente parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. E vai!